Antonella Clerici svela un retroscena scioccante sulla sua malattia. Nei giorni scorsi la popolare conduttrice ha fatto spaventare molto i suoi numerosi fan. La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha dovuto affrontare un'operazione d'urgenza per togliere una ciste ovarica. Uno dei medici che l'ha operata, il dottor Enrico Vizza, ha poi rilasciato alcune dichiarazioni sull'intervento affermando che era andato tutto bene. Tutto nasceva da una cisti ovarica, la cui immagine ecografica si era modificata negli ultimi mesi, le parole del dottore, per cui si è dovuto intervenire molto rapidamente per avere un esame istologico, tuttora in corso, in grado di indicare la natura della formazione. La conferma definitiva ce l'avremo solo nelle prossime settimane. Il pericolo è in un certo senso rientrato, i timori sono bassi sul piano oncologico. Tuttavia la stessa Antonella Clerici ora ha fatto un'inattesa rivelazione. La rivelazione di Antonella Clerici: ho avuto un tumore borderline. In una lunga intervista pubblicata sull'ultimo numero di Oggi, Antonella Clerici ha fatto sapere: mi hanno spiegato una cosa che non sapevo, l'esame istologico ha accertato che avevo un tumore benigno ma avrebbe potuto trasformarsi velocemente in maligno. In seguito la conduttrice Rai ha spiegato che questo tipo di tumori si chiama borderline. Antonella Clerici ha quindi raccontato che è molto scrupolosa nei controlli periodici a causa di quello che è successo a sua madre molti anni fa, è morta in 3 mesi per un melanoma quando aveva soltanto 55 anni. La conduttrice ha poi rivelato come hanno reagito i suoi affetti più cari quando hanno saputo della necessità dell'intervento. Per mia sorella Cristina è stato un vero e proprio shock, mentre per Vittorio, il compagno, NDR, non è stato facile. Oltre alla preoccupazione, lui, come molti uomini, ha un'avversione per gli ospedali e le malattie, ma è riuscito a starmi vicino. Sapevo di avere un uomo speciale al mio fianco, questa prova è stata un'altra conferma. Antonella ha poi spiegato che ha voluto svelare tutto sulla sua malattia perché non ha mai avuto segreti col suo pubblico. Sono cresciuta assieme al mio pubblico e che mi vuole bene sa tutto di me, visto che ho sempre condiviso la verità. Quando ero a dieta portavo in studio la bilancia e mi pesavo davanti alle telecamere e quando sono stata tradita l'ho raccontato.